fermati, non puoi farlo! Che cosa ho fatto? Di cosa stai parlando? C'è un pazzo. Oh mio Dio, dobbiamo andarcene da non qui. Non riesco a capire cos'è successo. È un pazzo. No, è una pazzia. Dobbiamo chiedere aiuto. Ehi, ragazzi. Ciao Samantha. Mi stai cercando? Dovremmo cercare gli altri. Mike e Jess sono a divertirsi mentre Sam chissà dov'è. Credo che sia alla bagna. Stiamo perdendo tempo a parlare, andiamo. Ehi, guarda, torre antincendio. Matt, che cos'è? Non lo so. Salve ragazzi e bentornati su Quid su Server 2 con Until Dawn. Io direi di rimproverare immediatamente Em. Em, puoi cercare di controllarti. Lasciami pensare, ok? Ok. Sto zitta. Che cosa possiamo fare con tutti questi cervi che ci fissano e che ci sbavano addosso? Facciamoci strada tra di loro in questo modo. Oddio, Matt, sono così vicini. Non sono cobra, sono cervi. Cazzo! E hanno anche un bassissimo frame rate, perché averne paura? No, no, non lo attacco. Poteva finire male, poteva essere uccisa Em. E io non ho avuto il tempo di farla questa riflessione. Ho dato per scontato che ci sarebbe andato di mezzo lui, ma... No, lì sarebbe potuta finire male per Em. Era quella più vicina al bordo. Cazzo! Ok, no, adesso ti colpisco. Ti prego, li stai uccidendo! Fatemi sotto, pezzi di merda! Forse adesso, però... Em si è spostata troppo vicino. No, no, è ancora vicino al bordo lei. Dai, 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 che vai giù, dai, che vai giù, puttana, dai! No, perché ce l'hanno con lui? Merda, non volevo questo. E infatti ti salvo, a te ti salvo. Col cazzo che ti faccio morire. Afferra sporgenza, assolutamente. Sono tutti quick time event quando è così, quindi si può riuscire. Afferra la mia mano. Grazie al cielo. Sì. Non è stato facilissimo, erano molto veloci i quick time event. Perché volevano punirmi. Grazie. Per aver fatto quella cosa. Certo, che ti ringrazio, cazzo. Ti ringrazierò così tanto che... Va bene, facciamo dopo, ora filiamo prima che quei cazzo di cervi ci trovino. Infatti dove sono adesso i cervi? Questa è la prima volta che vedo questa scena fatta così. Alla fine l'abbiamo resa una martire, sta bastarda. Oh, adesso stiamo pilotando Em. Bene, benissimo, benissimo. E è arrivato il momento di sbagliare tutti i quick time event. Tutti. Se riusciamo a parlare con qualcuno alla radio, ce la faremo. Gli diremo che ci serve aiuto. È ora di prendere tutte le vie più pericolose. Andiamo tutti quanti. Oddio, non la baita. È meglio restare qui. Magari potremmo ricevere altri messaggi via radio. Facciamo funzionare la radio. Ok. Come dissi qualche gameplay fa, quando la luce si accende di colpo ti caghi addosso. Che cos'è quello? Una luce di sicurezza attivata dal movimento, credo.
una luce di sicurezza attivata dal movimento. Mi sa che qua dietro c'è qualcosa, c'è un totem. Ecco qua, di che colore è? Ok. Di totem spoiler li chiamerò, perché sono totem spoiler sostanzialmente. Voi dite che sono io che spoilerò il gioco, no? I totem spoiler a tutto. Ok. Ok, qui non c'è niente di che su questa piattaforma. Perlomeno non mi ricordo che ci fosse qualcosa di interessante. Dobbiamo salire sulla scala e basta. Vai, Em. Bella rapida, bella rapida, così magari scivoli e caschi. Matt proprio si gratta i coglioni. Credo che con il freddo porco che c'è in questo posto, questi ragazzi... Da dove arriva questo vento improvviso? Siamo quasi arrivati. Da dove viene questo vento improvviso? Siamo quasi arrivati. Dicevo, con il freddo porco che c'è qua, sti ragazzi dovrebbero essere totalmente intirizziti. Invece sono molto reattivi, hanno addirittura le mani libere senza guanti, cioè giacchettine tranquille. Cioè guardate, ma addirittura la giacchetta di pelle sbottonata. Dovrebbe minimo avere un cagotto a fischione, minimo. Ma ehi, abbiamo buttato Mike in un torrente gelato e non è successo niente, non si è cagato sotto, quindi abbiamo capito che i protagonisti di Until Dawn hanno l'intestino di Teflon. Stai bene? Sì. R2. Ok, niente corrente. Ah, vedi? Mo sì che si sta bene qua dentro. Ah, qua ci potrebbero essere i razzi di segnalazione. Niente male. Dai la pistola. Io me la tengo, potrei farmi del male con questa. Spara. Spara, a cazzo, vai. Questo dovrebbe essere visto da qualcuno. Spero non dallo psicopatico, però. Spero non dallo psicopatico. Quanto è stupida. Cioè, sono stupido io che ho sparato, d'accordo. Ma io ho sparato appunto per metterla in pericolo. Quindi io ho fatto quello che dovevo. A parte il fatto che siete in un posto meraviglioso per avere a che fare con uno psicopatico, eh. Qui ti basta avere la meglio per un attimo, lo butti giù, come su For Honor. Oh! Abbiamo riacceso la... Oh sì, cazzo, ecco! La torre. Ok, un punto per Matt ed Emily. Un punto per Matt ed Emily, un punto per Matt direi, perché tu non meriti attenzione. Qui c'è una fotocopiatrice. Ancora le cose di Beth quando è scomparsa la ragazza, cioè una delle due ragazze in realtà.
anche della tua idea di Mike. Passo. Pronto? Mi sentite? Ehi! Per favore, se c'è qualcuno in ascolto, ci serve aiuto! Passo, passo! Merda! Pronto? Oh mio Dio! Grazie a Dio, ci serve aiuto, presto! Brava, non dire dove sei. Per favore, oh mio Dio, siamo bloccati sulla Blackwood Mountain. Lentamente. Se mi sentite, ripetete il vostro messaggio. Non riesco a capire quello che state dicendo. Ci serve aiuto, presto. Pronto? Potete identificarvi? Passo. Insisti. Perché lei insisterebbe, perché è una rompicoglioni. Siamo bloccati nella baita sulla Blackwood Mountain e c'è un killer. Ha già ucciso uno dei nostri amici. Oddio, vi prego, venite a prenderci. Come dicevo in modo chiaro, ripetete, passo. Insisti. Oddio, per favore. Oh mio Dio, moriremo tutti qui se non verrete subito ad aiutarci. C'è un maniaco, lo capite? Guardate Matt come soffre, perché sa che lei sta parlando a cazzo di cane. Cioè lui è tutto... Ah, ah. Ha attivato il sensore di movimento. Sarà stato un cazzo di cerco. Sì, signorina. Non allontanatevi da lì. Manderemo degli elicotteri a recuperarvi quando la tempesta si sarà calmata. Passo. Cosa? Quando? Quando verrete? Quando la tempesta si calma. Il prima possibile. Non prima dell'altro. Passo. Gesù! Oh mio Dio, è qui! Viene a prendermi! Bene. Stai fermo. Fantastico. No. No, è ancora viva. Cazzo, è ancora viva. Porca puttana! Dai, perché non mi hai fatto fare i quick time event? No, no! No! Oh, merda! Sì? Sono curioso di vedere se Em è morta o no. Perché ho mancato un quick time event, ma mi sembra che questa cosa ci fosse. Ecco, infatti è viva, cazzo. Aiutami, ti prego! Arrivo! Ah, mo ci starebbe bene un bel quick time event, giusto per salvarla. Devi fare qualcosa e devi farlo ora. Che cosa stai aspettando? Sto pensando! Sentila quanto sta sul cazzo. Non pensare, idiota, tirami via da qui! Per questo Mike ti piace ancora? Lui è un pensatore. Matt! Io non... Incalzala. Sta con lui. Cazzo, Matt, stavamo solo parlando. Oh mio Dio, questo non è il momento. Dimmi solo che sta succedendo. Niente, Matt, Dio! Ammettilo. Ero confusa. Tu te lo sei scopato. Ti prego, Matt, mi dispiace. Dai che muore, dai che muore. Ora, se non ti dispiace, puoi portarmi via da questa maledetta torre. Ti prego, Matt, fai qualcosa.
saltiamo al sicuro. Devo saltare. Matt, Gesù! Sto soltanto cercando il modo migliore di aiutarti. Tirami fuori di qui, idiota! Idiota a me! Salta al sicuro, poi pensiamo a lei, non ti preoccupare, adesso devi metterti... Eccolo qui! Emily! Quella troia è sopravvissuta, io lo so. Io lo so che è ancora viva. Fermi. Non era di sopra? Boh. A quanto pare il gioco non vuole farci sapere se la rompipalle sia morta o no. Lo scopriremo.